considerato che ormai abbiamo in qualche modo rotto il ghiaccio, abbiamo ovviamente un programma che cercheremo di rispettare sostanzialmente, anche perché non ci dovrebbero essere modifiche particolari o sostanziali adesso. Abbiamo pensato di iniziare il discorso, anche proprio perché siamo geograficamente in una situazione e in una condizione tutta particolare. Qui siamo a San Marino, siamo a pochi chilometri da Rimini, e un discorso legato alla rosa o alle rose, se volete, è avvenuto a suo tempo, nel 1968, e ha praticamente attirato l'attenzione del mondo addirittura su quest'area geografica. Cosa è successo? Non sarò io che ve lo dico. Allora, chi adesso si occupa di affrontare questo tema è, tra l'altro, la mia gentile signora Lidia Quarentelli, la quale vi presenterà un quadro che formalmente si intitola Dall'isola di White all'isola delle rose, si potrebbe anche dire al rovescio, però un sogno, una realtà. Perché? Perché è interessante dal punto di vista culturale, sociologico e anche mediatico ricordare questo evento che ha avuto grande importanza da un punto di vista anche interiore per tantissime persone. Bene, allora a questo punto io non posso che presentare questa relazione e do la parola a Lidia Quarentelli. Prego. Buongiorno, racconto in due parole come è nata la cosa. Si parlava dell'Ateneo, si parlava della rosa, delle relazioni, e a me è venuto in mente che nel 1968 qui a largo di Rimini costruirono questa strana piattaforma che poi diventò l'Isola delle Rose, un'isola artificiale. Quindi, però, partita con un'idea commerciale, alla fine poi è diventata un'altra cosa, perché è diventata la Repubblica Libera delle Rose, uno Stato indipendente, quindi si è trasformata piano piano in qualche cos'altro. E quindi il filo conduttore che lega, ecco, poi come ho fatto un altro intervento sull'isola di White, perché era il 68, c'erano tante cose nel 68, erano anni bollenti, insomma, e c'era un'altra isola che è diventata famosa, che è l'isola di White, per il famoso festival di musica rock. Che cosa collega queste due cose? Il periodo, l'atmosfera, quello che succedeva negli anni. Un'isola artificiale e un'isola naturale, però che hanno una sorta di collegamento. Infatti il sottotitolo di quello che ho scritto è Un sogno, un'utopia. Quindi questi sogni, che questa utopia che collega i due discorsi. Ora vi racconto un po' la storia e mi aiuteranno anche con delle immagini. Ci sarebbe anche un documentario, ma ovviamente non possiamo... Non possiamo proiettarlo per il futuro, che sarebbe lungo, ma poi tra l'altro è un problema anche di diritti. Lì ci sono i diritti, quindi, però ci sono molte immagini che erano libere su internet, quindi le abbiamo prese liberamente. Nel 1968, al largo di Rimini, la mitica isola che non c'è di Peter Pan diventò una realtà. Il 1° maggio fu inaugurata ufficialmente l'Isola delle Rose. Il nome di questa isola deriva dal nome, era l'ingegnere che si chiamava così, ingegnere Giorgio Rosa. Oltre a una frase che pare che lui dicesse spesso, vorrei vedere fiorire le rose sul mare. Un'altra cosa così un po' curiosa è che mi sono resa conto che lo stemma di Malatesta che sta all'ingresso della rocca, e, oltre agli elefanti e alla scacchiera, c'è pure la rosa. Quindi, strano collegamento, Rimini alla rosa. La storia è questa. Giorgio Rosa è nato nel 25 a Bologna, laureato in ingegneria, aveva costruito nel 1958 una società sperimentale per l'iniezione del cemento Spic. Già da quell'estate cominciò a progettare la costruzione di una piattaforma da posizionare in mare che doveva essere simile a quella dell'ENI. Rosa era interessato alla sperimentazione ingegneristica, aveva già messo a punto un brevetto per fare questo tipo di costruzioni.
Cominciò i sopralluoghi, dovette superare problemi tecnici, finanziari, legati all'impresa e comincia i lavori nel 1960. Fa costruire un telaio di tubi in acciaio che vengono fatti poi a Pesaro, in cantieri di Pesaro, vengono ben saldati a terra circa 12 km dalla costa in acque extraterritoriali di fronte a Torre Pedrera, che è in comune di Bellaria. Questa piattaforma viene posta a 8 metri dal livello del mare, sostenuta da 9 pali cavi conficcati a 40 metri di profondità. Era molto robusta, tant'è vero che quando poi l'hanno voluto distruggerla, hanno dovuto minarla e non veniva giù, insomma, ecco. Poi dopo quel tempo è sparita, però di recente poi il Dive Planet di Rimini ha trovato dove era, dove ci sono i resti, e ci vanno anche a fare le spedizioni subacquee per andare a vedere dove era, perché l'hanno ritrovato. Fino al 64 non ci sono state particolari difficoltà, perché le capitanerie di porto di Rimini, Ravenna e Pesaro erano state contattate per alcune necessità pratiche e non avevano notato difficoltà, anche perché Rosa aveva detto che faceva delle sperimentazioni. Fra l'altro abbiamo scoperto che l'ufficiale capitano di quel momento che dava i permessi era Mario Angelucci, papà di un nostro amico di Rimini che conosciamo benissimo, e ho chiesto se era suo padre, infatti era vero. I problemi cominciano nel 66, quando qualcuno si comincia a accorgere che l'isola è andata e venuta su, perché loro hanno piantato i pali, ma hanno cominciato a costruire, a tirare la piattaforma, a sopraelevare un po', e quindi si vede. La polizia si interessa del caso, richiede conferma che si trattasse di sperimentazioni. Allora Rosa fa a conferma che stava facendo le sperimentazioni, fa una perforazione molto profonda, 280 metri sotto il livello del mare, trova una falda d'acqua dolce, la comunica, e quindi le autorità sono contente perché, insomma, è vero che lui faceva le sperimentazioni. In realtà lui continua i suoi lavori, sopraeleva di un piano e comincia a fare anche delle attrezzature per poter far sbarcare i battelli, le barche, in maniera che la gente potesse scendere e andare sull'isola. Nel 97 la gente si è cominciata a vedere questa struttura e comincia tutto l'afflusso, i turisti cominciano ad andare a vedere questa novità, anche perché qui noi non siamo come molti sono qui dell'altro mare, no? Di Viareggio, quindi qui non abbiamo molte cose al largo, è tutto piatto, cioè c'è andare in Jugoslavia prima di trovare qualcosa di interessante, oppure sul Conero, ma qui insomma, ecco, non c'è molto, no? Quindi era una cosa particolare, una novità, insomma. E quindi tutti cominciano ad andare in barca. Tra l'altro lì vicino, noi quando eravamo piccole, andavamo a nuotare e a fare i bagni su un trampolino che c'era lì, c'era un'altra piattaformettina, ma quella era più vicina, ci si arrivava a nuoto, invece questa doveva andarci con la barca. Era interessante. Allora comincia a aprire un bar-ristorante che diventa un'attrazione turistica. Lui dice che avrebbe voluto metterci un negozio con souvenir, e poi era il periodo, perché era il periodo in cui c'era il boom turistico già a Rimini, un po' c'era il boom economico e un po' c'era anche il fatto che, fra l'altro c'è stato uno sceneggiato in televisione che parla dell'apertura dell'autostrada, infatti era stato aperto il tratto Bologna-Rimini, quindi si veniva velocemente qui a Rimini, facilitati dall'autostrada, prima c'era solo Via Emilia. All'inizio l'idea è solo di fare un'attività commerciale, lui e la moglie, un paio di giovani sposati da poco che avevano bisogno di lavorare, una coppiettina, si chiamava il signor Ciavatta, un custode, quando a un certo punto però è scattato il lampo di genio, di follia se vogliamo, perché non proclamare uno stato indipendente su questa piattaforma, costruire uno stato. D'altronde San Marino era vicino, dava già l'idea dello stato indipendente, erano abituati qui, insomma, no? E poi Monte Carlo, perché c'era già Monte Carlo anche. Tutti furono d'accordo, il 1° di maggio viene proclamata l'indipendenza, 1° di maggio, quindi ecco, ci sono tutta una serie di cose simboliche. Il 1° di maggio, il 24 di giugno viene fatta la conferenza stampa, guarda caso.
e nasce un piccolo Stato. Fa un governo, erano organizzati bene, perché aveva amici professionisti, quindi lui diventa il Presidente del Consiglio, poi dei suoi amici professionisti di Bologna, avvocati, notai, divide tutto, gli dà l'incarico, 5 dipartimenti ci sono, c'è quello delle finanze, quello dell'industria, del commercio, delle relazioni, degli affari esteri, insomma proprio tutto microscopico ma ben organizzato. Poi adotta uno stemma che è quello che poi ho fatto io vedere. Lo stemma è un scudo sannitico bianco, un campo bianco con appunto tre rose rosse, con un gambo verde, col gambo verde. Viene istituita la bandiera colore arancione con al centro lo stemma della Repubblica con le rose. Viene adottato l'inno nazionale tratto dall'olandese volante di Wagner, il coro della prima scena del terzo atto, io non so leggere, Corden, Regischen, Matrozen, ecco, e viene scelta la lingua ufficiale, l'esperanto, e questo è un discorso interessante, dopo lo vediamo. L'isola diventa Esperanta Respubblico della Insulo del Rodoi. Il micro problema ha la moneta, anche la moneta, il 1000, che poi aveva lo stesso valore italiano, e i francobolli. Le monete non sono mai state coniate, invece i francobolli sì, ci sono due serie, ecco, se faccio vedere le immagini un po' meno qua, che ora sono anche molto cercate, questi francobolli. L'estate, a questo punto, comincia un gran traffico, vanno tutti sull'isola, vogliono andare tutti sull'isola, e diventa un caso nazionale e internazionale. E i turisti fanno la fila, giornali e televisioni di mezzo mondo sono incuriositi da questo fatto e mandano i giornalisti, vengono le televisioni, insomma le radio, tutto. E anche perché erano 400 metri quadrati, sì, 400 doppio metri. Piano. Naturalmente la polizia comincia a preoccuparsi, ecco, e le forze dell'ordine, e cominciano e dispongono un primo pattugliamento di motovedette che impedivano l'attracco, impediscono prima l'attracco e fanno una specie di blocco navale intorno alla piattaforma. Rosa cerca di andare dalle autorità, dal servizio informazioni, però le autorità continuano nella loro intenzione di chiudere insomma il discorso. Mandano una decina di fogliettine della polizia, bloccano i guardiani sull'isola. Lui manda a Saragat un telegramma, il quale però non risponde. Ci sono, e cominciano anche le interpellanze parlamentari, ovviamente opposte fazioni. Ce n'è una del Movimento Sociale Italiano che ce l'aveva con Rosa, ecco. Un'altra del Partito Comunista Italiano, allora c'era quello, che chiede spiegazioni, ma com'è che la polizia interviene, ma come mai, che cos'è quest'isola? È tutto inutile. Il Ministero della Marina, su ordine della Questura di Bologna, intima Rosa di demolire la piattaforma. Prima la smantellano, ottengono tutto quello che c'era e poi mettono le cariche per farla saltare. All'inizio non cede, poi c'è anche una grossa burrasca che dà il colpo finale, 26 di febbraio, l'isola va giù, si inabissa. Ora, l'idea di proclamare una Repubblica indipendente era nata così, per caso, in modo ingenuo, senza tenere conto delle conseguenze, delle implicazioni politiche. Quando Rosa però vide l'opposizione così drastica delle autorità, il suo diventò, come dire, cominciò a difendere a tutti i costi insomma, la sua isola, diventò un caso giudiziario, una difesa del principio della libertà individuale contro l'ingerenza statale. Insomma l'isola è lì che è cominciato a diventare un simbolo, probabilmente, quando è stata attaccata, diciamo. Ecco. Rosa, nel documentario che viene realizzato nel 2008, perché dopo ci saranno due momenti in cui vi ricordo importante, un documentario fatto nel 2008 e poi dopo vi racconterò qualcosa del romanzo di Veltroni, L'isola e le rose, che lui ha scritto nel 2012. Qualche cosa. Allora, nel documentario che è intitolato poi La libertà fa paura, quindi evidentemente già il concetto di libertà offesa insomma, era già venuto fuori, lui risponde a tutte le accuse, perché l'avevano accusato di tutto, l'avevano detto che insomma era una questione politica. La cosa più carina è questa,
Renato Dangheri del PC, futuro sindaco di Bologna, sosteneva che dietro la rosa ci fosse una potenza straniera, forse l'Albania di Enver Hoxha, ecco. Siccome era già fuori dal patto di Varsavia, c'erano già, ecco, alcuni hanno detto no, ma sono stati i voti del 68 che hanno fiammato, invece lui poi negherà questo aspetto. E poi alcuni hanno detto no, ma voleva mettere un casino. E sappiamo che qui a San Marino ci hanno provato varie volte senza riuscirci, ma anche in Romagna, forse ci vuole mettere un casino, forse ci vuole mettere qualcosa di peggio, un bel locale notturno con un po', insomma, dei tranesi, no? Ecco, i moralisti pensavano a quello, no? Dice, vai a installare un po' che c'è qui, no? Ecco. E alcuni hanno detto no, ma forse voleva vendere il gas ma senza far pagare le accise, ecco, quindi vuole speculare essendo nelle acque strette territoriali, non paga le tasse, quindi ecco, e lui si giustifica. Come accusa c'è tutto, adesso non vi sto a tediare, ma insomma gli dicono che c'è anche delle norme giuridiche che impediscono questa cosa e poi lo accusano anche di intralcio alla navigazione, tanto per completare. Distrutta la piattaforma se ne torna a Bologna, si era fatta anche un certo nome e quindi nella vita poi insomma nella sua attività di ingegnere lui dice che gli ha reso e che insomma ha fatto una vita malvagiata, una bella villa a Bologna, evidente, ci siamo formati a 89 anni ora e niente. Però insomma in Romagna l'ha preso male, malissimo questa distruzione, gli pareva sia un fatto di soffocamento della libertà e poi anche dal punto di vista erano convinti che fosse un danno. E c'è una cosa curiosa, perché dopo vi racconterò che i romagnoli sono un po' pazzerelli, e fecero i manifesti a lutto, misero i manifesti a lutto in cui c'era scritto, protestavano al momento della distruzione dell'isola, l'associazione degli albergatori e dei lavoratori condanna l'atto in quanto è lo Stato che è capace di valide soluzioni, allora non ha trovato niente di meglio che distrarre l'attenzione puntando su quest'isola e distruggendola, gli abitanti della costa romagnola che vedono un danno da questa cosa. Per 40 anni la cosa si ferma, non se ne sa più niente. Sinceramente anche io a quell'epoca parlavo con una mia amica che sta qui in sala, non ci ricordavamo molto di questa cosa, non me la ricordavo tanto perché forse a quell'epoca avevo altro cui pensare, insomma, voglio dire. Però ecco, dopo 40 anni si sono rimessi un po' a riscoprire questa cosa e andare a guardare anche un po' di più studi impregnati su un po' l'aspetto utopico della cosa, oltre che il fatto materiale. È stato realizzato questo documentario da Cinematica con questo regista Musilli, che ha fatto anche un DVD che si trova anche in commercio. Poi nel 2012 Veltroni è venuto a conoscenza dell'episodio e scrive questo romanzo, L'isola delle rose. Allora, il romanzo di Veltroni è ambientato a Rimini, un'estate fine anni 60, ci sono quattro ragazzi del posto, amici di scuola, che discutono e parlano di politica, degli anni, quello che accade in quegli anni, col sottofondo della musica Beatles, e uno di loro è Giulio, che è il personaggio che qui era avvisato, Rosa, Giorgio Rosa, ecco, ispirato a lui, e lui è lui che dice che ha un sogno, vorrebbe costruire una piattaforma al largo di Rimini, perché? Ecco, vorrebbe costruire una piattaforma in mare aperto dove far incontrare musicisti, artisti di vario genere, letterati, per poter parlare di letteratura, di arte, di cultura. In gergo letterario l'opera di Veltroni è un romanzo di formazione, perché parla della formazione di questi giovani, no? Si chiama così, romanzo di formazione. Ci sono stati pro e contro a questo romanzo, se voi guardate su internet ci sono molti articoli, alcuni la esaltano, tipo La Repubblica, qualcun altro che dice che insomma, va bene, è una favola, una favoletta dedicata al 68, alcuni dicono. È dedicata al mito del 68. Perché? Perché l'isola di Veltroni è popolata da questi giovani, è la meglio gioventù, non so se vi ricordate, c'è stato anche un film intitolato no, La meglio gioventù, comunque era il modo per chiamare i giovani che allora parlavano nei collettivi, mi davano le contestazioni, occupavano l'università, io ho studiato a Bologna quegli anni lì, quindi insomma, ecco, andavo a sentire
cosa dicevano. Ecco. Veltroni racconta un'Italia di fine 60, se quindi secondo la sua prospettiva politica. Fa un uso anche strumentale della storia dell'Isola delle Rose, che non corrisponde ovviamente alla realtà. Al di là però della sua interpretazione, un merito ce l'ha, anche se diciamo è completamente inventato. È interessante questo bisogno di utopia, di sogno, che traspare dal romanzo. L'Isola delle Rose infatti diventa nel suo romanzo un'oasi di libertà di pensiero. A questo punto mi sono venute in mente tante cose della letteratura, della filosofia, tanti rimandi. Per esempio, parlando di isolamento, di giovani che si isolano, mi è venuto in mente il Decameron del Boccaccio, i giovani che si rifugiano a Fiesole, sì, per evitare la peste come malattia, ma anche la peste come simbolo del mondo corrotto, quindi un luogo di rifugio dove rifugiarsi. Tutta la narrativa e la filosofia sulla città ideale, da Platone all'utopia di Tommaso Moro, a Calvino. Quante opere parlano, insomma, del tentativo di creare un'isola felice dove potersi rinchiudere e per meditare e rifondare un mondo migliore? Tantissime. Inutile citare, se no facevo un'altra relazione. Ecco, lo sappiamo tutti, insomma. Quindi, indubbiamente, Veltroni ha fatto un'operazione mediatica, perché ha fatto un romanzo, è venuto qui, l'ha pubblicizzato, tutti ne hanno parlato, e si è impadronito della storia e l'ha un po' travisata, perché lo stesso ingegnere dice questo in un'intervista che gli ha fatto Veltroni. Lui è un uomo di cultura, ha preso spunto dalla mia vicenda, ma il suo libro è un romanzo, un prodotto di fantasia. Io ho un approccio più da ingegnere alle cose. Io in quegli anni non avevo tempo per queste cose, badavo solo a lavorare. Ecco, però gli anni hanno influenzato lo stesso. Comunque il libro di Veltroni vuol sempre essere un romanzo di un'utopia contrastata dal potere e di un sogno che valeva la pena di vivere, quindi il suo merito tutto sommato ce l'ha. Ecco. Il nostro ingegnere, tornando a lui, vero, carne e ossa, non era un intellettuale, non era un politico, nemmeno un contestatore. Ci sono stati anche dei discorsi poco carini che non sto a dire qui, perché dopo la guerra dissero che lui aveva, come si dice, aveva 20 anni, insomma, no, 19, insomma, voglio dire, diciamo, perdere il discorso che sarebbe lungo, no? Ecco. Poi però non si è mai più interessato attivamente di politica, lui ha solo detto: io sono un liberale, un liberista, ecco. Però, se è vero, poi aveva 40 anni, quindi molti degli studenti li interessavano relativamente. Però stava a Bologna, città molto attiva, quindi uno, anche se non era proprio, come dire, era costretto, diciamo, a confrontarsi con una certa realtà, era influenzato. Sono anni in cui tutti hanno sperato in qualcosa, magari a diverso titolo, chi in un modo, chi in un altro, a un rinnovamento della società, a maggiore giustizia, più garanzie. Forse gli intellettuali sono stati un pochino sopravvalutati, penso di sì, io penso di sì, però indubbiamente il movimento è stato importante, i sovrani sono stati importanti. Certo, la realtà dei fatti fu meno romantica di come la vede, insomma, Veltroni, però anche Busini, nel titolo del suo documentario dove racconta le cose come sono andate veramente, l'ha intitolato La libertà fa paura, quindi evidentemente anche lui considerava la distruzione della piattaforma un attacco alla libertà, la distruzione di un sogno con intenti da parte delle autorità, con intenti repressivi, quindi si vedeva questo attacco alla libertà, c'era lo scontro dei movimenti e invece quelli della polizia che li reprimeva, c'era questa atmosfera in quegli anni. E quindi anche lui ritiene che l'Italia abbia abusato della sua autorità, tant'è che poi ha chiesto un parere a Bologna, la dottoressa Lucia Serelli Rossi, docente di diritto internazionale di Bologna, e le ha chiesto cosa ne pensava del fatto che fosse corretto la distruzione. E lei ha guardato un po', come dire, le sue documentazioni e la vede come un eccesso di zero, insomma, troppo. Ecco. Anche perché il discorso è che sì, le acque extraterritoriali hanno limite, però la parte economica lo Stato può avere, intervenire anche oltre, 200 km oltre, però può, non è detto che lo faccia, non è obbligato,
Non è detto che tutti gli stati avrebbero interpretato allo stesso modo la normativa. E riporta il caso di Sealand. Allora mi sono incuriosita, ma che cos'è quest'isola di Sealand? E ho scoperto un'altra cosa curiosa, ve la dico in breve, ma proprio per curiosità. C'è un principato di Sealand al nord, a sud dell'Inghilterra, quasi nella Manica, insomma, un po' più su. È una cosa stranissima. Sono andata a vedere e la storia è brevemente questa. Nel 1942 c'era la guerra e c'erano delle fortezze militari, delle fortezze marine in funzione e in difesa antiaerea. Si chiamava Fort Raff. Ce n'erano tante. Vengono usate in funzione dalla Royal Navy e poi, finita la guerra, viene smantellata, abbandonata e rimane lì. Nel 1967 un cittadino inglese, un certo Peppa di Roy Bates, va su questa piattaforma e la occupa, non ce ne impadronisce, e ci mette una stazione, una radio libera, Radio Essex. Allora le autorità vogliono chiudere questa radio, perché radio libera non è permessa dallo Stato, insomma non era statale, e lui cosa fa? Invece di cedere, fa uno Stato autonomo. Principato di Sealand. Si nomina principe. Tutta la famiglia diventa tutti nobili, gli dà il titolo di nobiliare. Anche lui fa tutto, bandiera, lingua, moneta, inno nazionale e Mare Libertas, il suo inno nazionale. Da allora la famiglia Bates sta lì, sull'isola. Quale attività svolge? Di tanto di pagare le tasse, ovviamente, si sono però dedicati, diciamo, è diventata, quando nel periodo di internet è nato internet, è diventata la base per provider e organizzazioni di commercio elettronico. Cioè, evidentemente l'idea è che la radio è rimasta e quindi evidentemente, a parte le attività economiche che insomma, gli hanno reso, ecco, ha sempre avuto questa ossessione della libertà di comunicazione. Quindi, insomma, non è proprio una cosa ideale, però c'è qualcosa sulla libertà, insomma. Questa idea della libera comunicazione, di essere più liberi nella comunicazione, che invece ora è molto controllata, insomma. Una cosa curiosa, dove dopo viene accusato di tutto, vengono accusati tutti anche loro, sembra che abbiano emesso, rimettevano passaporti, e pare che facessero i passaporti tutti per, quando è caduto il muro di Berlino, loro hanno dato passaporti a tutti quelli che, insomma, che fuggivano da lì, pare. Ecco. Comunque questa è una cosa strana, e però ecco, l'isola non è mai stata toccata, e lì il principato, nessuno l'ha tolta, nessuno, mentre invece l'isola delle Rose dopo 55 giorni è finita. Quando è finito questo stato autonomo romagnolo, le persone erano dispiaciutissime. Il fatto è che l'isola ha veramente infiammato l'immaginazione delle persone al di là delle aspettative di Rosa. Pensate che l'ambasciata americana di Parigi si interessò per avere i francobolli emessi dall'isola. Persino l'autore di Martin Mister, Alfredo Castelli, rimase colpito dalla vicenda e ha ambientato una delle sue storie e dei suoi fumetti sull'isola, disegnandola sulla copertina. Quindi ha creato una storia sull'isola, ha inventato una storia, e nella copertina di quel numero, che adesso non si vede, credo, quasi, c'è l'immagine appunto dell'isola delle Rose. Poi di recente, nel 2008, in un museo di Vancouver, in Canada, due artisti hanno fatto un'installazione mettendola in relazione proprio con l'isola di Utopia di Platone. Hanno fatto un'installazione, però hanno fatto dei pannelli facendo questo collegamento in un museo di Vancouver. A dimostrazione che l'isola non solo fu un esperimento commerciale, ma anche un esperimento culturale, anche se, come dire, questo arrivò dopo, non subito, l'esperimento culturale, è l'introduzione nell'isola dell'Esperanto come lingua ufficiale. Questa fu consigliata dal missionario francescano Albino Ciccanti. Ora io ho scoperto che a Rimini c'è ancora un'attiva associazione esperantista,
che fa capo fra l'altro a San Giuliano, alla parrocchia San Giuliano, di là dal mare. E comunque nel 1965 avevano organizzato il 36esimo congresso italiano di Esperanto. L'Esperanto, senza spiegarvi troppi dettagli, ha come scopo primario la democrazia linguistica, cioè impedire il sopravvento di una delle lingue maggioritarie, e che poi in realtà è accaduto, perché l'inglese in realtà voleva contrastare questo fatto. È stata creata da un polacco, Zamenhof, nell'Ottocento, e comprende vocaboli dal moderni e antichi, dal greco, dal latino, dalle varie lingue, anche qualcosa dello slavo, messe tutte insieme con una grammatica piuttosto semplice. E qual è lo scopo? Si propone di far dialogare i popoli in comprensione e pace, quindi il suo uso sottintende la speranza di una unificazione linguistica, culturale e politica del mondo. Questi erano motivi validissimi per scegliere l'esperanto come lingua ufficiale in una repubblica che voleva essere libera, indipendente e democratica. Quindi questo è piuttosto importante. Nell'estate del 68 poi nell'isoletta misero anche una piccola radio libera, che però durò poco, l'esperimento era costoso, insomma c'erano dei problemi, poi dopo 55 giorni l'hanno distrutta, quindi però voleva un po' anche lì informare meglio le persone sia sull'isola stessa e anche musica dell'epoca, musica alternativa. La radio libera si era ispirata ad altre radio, perché ce n'erano, era il periodo delle radio libere, ce n'erano. C'erano queste radio che le chiamavano stazioni pirate in AM. Nel nord d'Europa c'era per esempio Radio Nord e Radio Veronica, e per aggirare il problema legale le avevano messe su navi, su barche, fuori dalle acque extraterritoriali. Allora c'era una legislazione particolare che insomma praticamente potevano farlo, stando nelle acque extraterritoriali, se lo Stato non interveniva, e allora anche il nostro fece la sua radio libera. Ma il nostro ingegner Rosa quanto era consapevole del significato che veniva a assumere questa sua iniziativa? In una intervista del 2009 racconta di aver avuto quest'idea fissa di costruire l'isola in ferro acciaio già dal 50-55, senza l'interferenza dello Stato, secondo lui troppo burocratizzato, al punto di bloccare la creatività e la capacità imprenditoriale dei cittadini e lo sviluppo economico-sociale. Quindi all'inizio lui è una protesta contro lo Stato, ha detto che è un po' liberale, che è liberista, quindi vedeva lo Stato troppo, come dire, oppressivo nei confronti della libera iniziativa, insomma, ecco. E lui dice, questa è la sua dichiarazione, di uomo che ha anche vissuto la guerra, quindi la delusione, dice: lo spirito di libertà che mi animava, la libertà era brillata nelle varie parrocchie. Io sono stato liberale fino alle ossa, ma mi rendo conto che al mondo la libertà non esiste. Si trattava di un'utopia, la creazione della mia isola indipendente, ma ho voluto provare ugualmente. Quindi il suo era un sogno di libertà e investimento, tutte e due. A Rimini, perché Rimini, come abbiamo detto, era un periodo che stava andando forte, insomma, diciamo, tutto stava, c'erano delle stranissime proposte che venivano vagliate, come ho detto prima, anche dall'allora ufficiale Angelucci, che si trovava delle cose stranissime a dovere il babbo del nostro amico che è lì, ci scusa, ne l'avevo provato a vietarlo ma non è potuto venire, ma insomma, però ha confermato che conosceva Rosa e che si ricordava di questa cosa. L'ingegnere era dubbiamente deluso dalla politica del dopoguerra, non aveva più fiducia nei partiti, come molti, negli uomini politici del momento, che secondo lui non si occupavano della cosa pubblica ma dei propri interessi, non credeva molto nello Stato, e quindi per lui l'isola era una precisa scelta nel nome della libertà, della lotta contro lo statalismo. Però non c'è in lui una controcultura molto consapevole, era un essere contro lo Stato in modo un poco irrazionale, con una tendenza spontanea all'anarchismo, nella gente romagnola che non abbassa volentieri la testa, è gente un po' energica, diciamo così. E fra l'altro tutti i personaggi erano tutti qui, del locale,
per esempio il cantiere, era il cantiere Rinaldini, il famoso cantiere Rinaldini, quello che gli montò la struttura in mare, che è conosciutissimo qui. Ed erano tutte persone della zona, quelli che l'hanno aiutato. Nello spirito Emiliano Romagnolo c'è una persistente vena di ribellismo emotivo, un desiderio di libertà da tutti gli schemi, di indipendenza dallo Stato, qualunque essi siano, quelli consolidati, quelli riconosciuti, che è una cosa di vecchia data. Non per nulla, e qui faccio un piccolo inciso politico, l'Emilia Romagna, la passione e la partecipazione politica è sempre stata fortissima e ha prodotto fino dalle origini movimenti e partiti che sono diventati a livello nazionale e che poi si sono anche duramente contrapposti, anarchismo, socialismo, fascismo, hanno avuto origine qui e hanno dato spazio a personaggi notissimi, Bacconi, Andrea Costa, Mussolini, che hanno iniziato qui il loro percorso, e anche il Partito Repubblicano, che è fortissimo, è stato sempre fortissimo, specialmente nel Forlivese fino alla fine della Prima Repubblica. È proprio una passione, insomma, quella politica, è quella di essere un po' anche contro lo Stato, di ribellarsi, così, anche se in maniera a volte un po' così irrazionale. Persino Pascoli, e dico questa è una cosa curiosa, persino Pascoli, e che è stato qui a Rimini quando aveva 16 anni ed era in seconda liceo, allievo del professor Tonini, che qui lo conoscono perché ha fatto la storia di Rimini, e c'è la piazza dedicata a lui dove ho studiato le elementari. Ecco, il Pasqua giovanissimo nel 1871 si lasciò trascinare dalla politica, diventò amico di due anarchici che qui allora erano conosciuti, Caio Renzetti e Domenico Francolini, dove c'è il palazzo Francolini. Francolini dirigeva una rivista che si chiamava Nettuno. Conobbe Andrea Costa, di cui diventò amico, ha scritto anche l'epigrafe sulla sua tomba, molto bella. Pascoli era presente quando nel 1862 qui c'è stato il primo congresso della sezione italiana dell'Internazionale Socialista, dove sancì il predominio della fazione anarchica sui cosiddetti riministi, che erano della fazione corrente marxista. Questo per dirvi alcune cose, per dire che insomma qui la passionalità e la politica sono di casa. Tra l'altro Pascoli si firmava a quell'epoca, marcava le sue lettere con questo grido, Zonca e Mannaia, cioè Ceppo e Mannaia. Ecco, per dirvi un po' lo spirito insomma battagliero. Poi dopo le cose sono cambiate, vabbè, c'è tutta una trasformazione, non mi spiegherò più a lungo. Quindi secondo me questa è una chiave di lettura forse un po' del ribellismo un po' istintivo contro lo Stato, forse un pochino più autentica rispetto a quella di Veltroni, che vuol far passare l'isola come il frutto di l'influenza contestatrice del 68, anche se lo stesso Rosa non sarà rimasto indifferente a quegli anni. Anche lui probabilmente vedeva un futuro diverso, si rendeva conto di suscitare, una cosa forse non si rendeva conto di suscitare negli altri delle aspettative così forti, e voleva realizzare questo sogno di libertà, però purtroppo è durato poco. Ora io qui lascio un po' l'isola delle rose e passo a quell'altro argomento che mi è stato suggerito e che ha un certo collegamento, perché è un'altra isola importante in quegli anni. Cosa collega le due isole? Gli anni, il 68. Un anno politicamente movimentato, i mass media erano molto occupati, c'erano tantissime notizie, tante, anche nell'estate, non solo nell'inverno, quindi, ma anche nell'estate. E mentre la nostra isola delle Rose combatteva la sua battaglia contro lo Stato italiano, più a nord c'era un'altra isola, la piccola isola di Wight, 130.000 abitanti, e questa subiva un'infusione più pacifica e più allegra, perché ci sbarcarono 10.000 giovani, 10.000 giovani che giunsero al primo concerto raduno di musica rock in Europa. E adesso vi racconto un po' di quest'isola e del suo festival famosissimo. Sempre il primo si svolse nel 68 e fu meno importante di quegli altri due, quello del 69 e quello del 70, però il primo fu effettivamente nel 68. Fra
fatto l'isola di White, anche lei è un'isola che ha una tradizione di autonomia fortissima, perché è una bella isola, molto bella, fece parte della Britannia Celtica, poi quando ci furono i Normanni fu venduta la corona inglese con un atto di vendita al re Edoardo I. Adesso è una contea amministrata da un consiglio, però è un'isola che difende gelosamente la sua autonomia fino ad allora. Fra l'altro hanno ritenuto illegittimo questo atto di vendita al re Edoardo e lo contestano ancora, tant'è che nel 1967 è nato sull'isola il Vectis National Party, un partito nazionalista, che Vectis sarebbe il nome dell'antica isola in Celtico, mentre White è il nome sassone, quello attuale. Loro volevano più autonomia, non proprio diventare totalmente liberi. C'era un modello giuridico che era l'isola di Man, dove avevano un tipo di statuto che gli dava più autonomia, più diritti, più vantaggi. Loro volevano questo tipo di amministrazione e poi volevano la radio libera. Volevano anche loro avere una radio libera, una televisione libera, mettere una stazione, essere più liberi. Il partito per un po' ebbe un po' di successo, poi insomma lasciò un po', ebbe un po', perse un po' consensi, però per esempio nel 2002 volevano fare un ponte per collegarlo all'Inghilterra, non si sono rifiutati, hanno baciato, non vogliono né ponte né tunnel, non stanno isolati, ecco, vogliono mantenere la loro autonomia. Però l'isola è diventata più famosa, più che per il partito, che era una cosa locale che quindi interessava a loro, è diventata importante appunto nel 68 con il festival rock. Nel settore della musica rock ci sono stati tre famosi raduni, quello di Monterey, di Woodstock e di White, e dell'isola di White. E il più importante fu quello del 69 a Woodstock. Al grande raduno di agosto parteciparono più di 500.000 di giovani. Andarono a sentire concerti di artisti molto amati come Jimi Hendrix e scoprirono in quella che fu definita tre giorni di pace, amore e musica, che erano in tanti ad avere gli stessi desideri e sogni e che potevano anche avere un forte potenziale, una forza enorme. In contemporanea, proprio mentre subito dopo quello di Woodstock, ci fu quello appunto di White, tant'è vero che Joe Cocker lasciò Woodstock e andò all'isola di White all'altro festival. In questo c'erano personaggi importanti, c'era Bob Dylan, fra l'altro autore di Blowing in the Wind, il profeta della pace, c'erano pure i Beatles, c'è una fotografia in cui si vede che loro sono nel pubblico lì ascoltare. Trionfarono la musica, la voglia di divertirsi e stare insieme. Ma come a Woodstock c'era anche il sogno di una nuova era per tutti gli esseri umani, contraddistinta non più da guerra e da odio, ma da pace e amore. Il cantautore francese Michel Delfay, nell'autunno del 69, scrisse la canzone White is White, che poi in Italia fu ripresa dai Dick Dick e diventò l'isola di White, la famosa canzone dedicata proprio all'isola. E rese famoso questo luogo che in una settimana d'agosto era diventato sinonimo di libertà. La canzone esalta la gioventù, le parole sono semplici, ripetitive, poi adesso non sto a dirvele, la voglia di libertà, di partire per lidi e mete lontane per realizzare un futuro di sogni. Ormai tutti conoscevano l'isola di White e il suo festival e nel 70 fu ripetuto. E questo passò alla storia ancora di più di quello del 69, perché fu l'ultima volta che Jimi Hendrix si esibì, poi morì. E anche c'erano altri personaggi famosi, Doors con Jim Morrison, c'era Miles Davis, c'era John Betts, c'erano tanti altri nomi di gruppi che erano famosi in quell'epoca. Il pubblico era stimato in 600.000 persone. Fu piuttosto contestatario e irrequieto, e l'avvenimento fu documentato da un certo Murray Lerner, e il documentario si chiamava Message to Love, The Island of the White Festival. Pace, amore, Flower Power, Summer of Love erano ormai gli slogan collaudati
usati da tutti i giovani e diffusi dalla Hippie Generation. Mettete i fiori nei vostri cannoni, fate l'amore e non la guerra, erano frasi sempre ripetute dagli hippie nel periodo poi della guerra del Vietnam. Gli hippie, ma chi erano questi hippie? Gli hippie rappresentavano il dissenso, la cultura alternativa degli anni 60, respingevano le istituzioni, erano contro la guerra, contro le armi nucleari, i primi ambientalisti, se vogliamo, vegetariani, in buona parte, non tutti, ma buona parte. Con loro comincia l'interesse per la filosofia e la cultura orientale, della quale abbracciano vari aspetti perché si vogliono allontanare dalla cultura occidentale che vedono come qualcosa di negativo e di opprimente. Pace, amore, fratellanza e libertà personale erano i cardini della loro ideologia non dottrinaria e non violenta. Teorizzavano e praticavano l'uso delle droghe psichedeliche, marijuana, peyote, come espansione della coscienza, mezzi per espandere la coscienza, ispirandosi anche un po' all'Oriente e un po' ai nativi d'America, che avevano un po' riscoperto in quegli anni, dopo tanto tempo di persecuzione, vengono riscoperti. Nel 67 i hippie diventano famosi perché c'è un raduno a San Francisco, 14 gennaio 1967, e fu in quell'occasione che c'è una canzone famosa, San Francisco, dei Mamas e dei Papas, poi ripresa da un altro Scott McKenzie, che divenne un successo. E cosa, quella era la frase più importante, insomma, se, dicevano questo tradotto in italiano: se stai andando a San Francisco devi essere sicuro di mettere dei fiori nei tuoi capelli. Da qui nasce il discorso dei figli dei fiori. Il successivo festival di Monterey nel giugno consacra la controcultura, la musica rock e la cosiddetta estate d'amore. Mi viene in mente il povero Faletti, che quel film che lui ha fatto sugli esami, la notte prima degli esami, quando parla con lo studente che ha vietato a casa per fargli un po' di ripetizione, parlano di musica e a un certo punto lui si esalta e dice: no, ma anch'io amavo la musica, che ti credi? Io sono stato a Woodstock, ho fatto follie, insomma. E c'è la madre poi che lo sente e dice: ma tu non avevi detto che stavi studiando all'università in quei giorni? Ecco, era un periodo particolare. Certo, la celebrazione della più totale libertà praticata e propagandata preoccupava moltissimo. Fra l'altro cominciano gli atti di disobbedienza civile, partecipano ai cortei, alle marce per il rifiuto della leva in Vietnam e bruciano le cartoline, per certo, quindi anche sono in avviamenti, però insomma preoccupa. Il movimento si allarga all'Europa, dall'America passa all'Europa ed ecco che infatti arriva all'isola di Wight, in quale c'erano 600.000 persone e molti erano di ispirazione appunto hippie. L'isola di Wight piacque molto agli hippie che arrivarono, il movimento si diffuse, rappresentava questa piccola isola un mondo ideale per loro che volevano liberarsi dalle restrizioni della società trovando un nuovo senso alla vita e un nuovo mondo migliore. Le metropoli industrializzate non piacevano agli hippie, che non volevano sottostare a regole che non condividevano, volevano vivere liberi senza legami obbligati, condividendo con tutti quello che avevano, viaggiando, perché il viaggio è una parte molto importante del discorso hippie, viaggiare senza, passando da un punto all'altro dell'America, ma poi anche altrove, senza una, e vivevano vivendo di manufatti fatti da loro, creando arti alternative, praticando teatro di strada, suonando la loro musica psichedelica mista di rock, blues e folk, fondando comuni in cui vivere una vita elementare vicina alla natura. E questo era il loro ideale e nell'isola trovavano tanti altri che la pensavano come loro. Quindi un'isola ideale dove trovare e condividere gli stessi ideali con moltissime persone. 600.000 in un'isoletta che aveva 130.000 abitanti, potete immaginare, ecco. Cosa è successo? Dopo 3 anni l'Inghilterra ha stabilito che non si doveva fare più festival perché avevano fatto nel 70, avevano fatto troppo, così avevano creato qualche problema alle autorità, insomma, l'hanno ricominciato nel 2000, ma chiaramente non
non è la stessa cosa. Lo spirito dei figli dei fiori non c'è più, è rimasto nella memoria personale di chi ci è andato e nella memoria collettiva. C'è un'isola che tenta, per ragioni turistiche, di ricreare un po' che l'isola di Ibiza. Io ci sono stata, però sinceramente, io so vedere la gente vestita tutta com'era negli anni, mi fa anche un po' ridere, insomma, no? Le stesse camicette, le stesse sottanoni che io ho nel baule, insomma, i mercatini hippie, insomma, mi sono sembrati una cosa un po' così, insomma, sì, droga sì ce n'è, è tanta, abbiamo visto, ecco, però insomma mi è sembrata una cosa un po' strana, un po' fuori tempo, ecco. Però, anche se l'isola non c'è più, la sognano in molti, la sogniamo in molti un'isola. Noi tutti, stressati dalla vita quotidiana, da tutti i problemi, a tutti i nostri problemi, stretti nella morsa delle tasse, della burocrazia, che ci complicano la vita, ci soffocano, tutti sogniamo, io penso, un'isola felice, di scappare in un'isola felice. Mi è venuta in mente un'altra canzone, perché è collegato un po' al discorso qui alla musica, mi è venuta in mente una canzone che io credevo che la cantava Lauzi, però mi hanno detto che è di Conti, di Paolo Conti, che è onda su onda, un naufragio, una coppia in crisi, lui che cade giù dalla nave, pensa di morire, e invece va a finire in una bella isola dove trova un clima dolce, palme, bambù, mirtilli e lamponi, canzoni, belle donne, per voi altri uomini, insomma, no? Ecco. E trova la felicità su questa isola. Ecco. E diciamo così, un po' a dispetto della compagna, della donna che insomma l'aveva un po'. Ecco, e dice: ho trovato la felicità lì. L'utopia del luogo ideale io penso che non finirà mai. E forse noi non la troveremo lontano in un'isola. Io penso che forse la potremo trovare vicino a noi, in una comunità di affetti e di valori rispettati. Grazie. Grazie anche perché abbiamo rotto il ghiaccio in maniera simpatica, no? Anche con una cronaca molto vitale.